Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Step by Step. Come potete vedere, la location non è cambiata e non cambierà per le prossime 3 settimane, verosimilmente, nel senso che fino al 7 di aprile, esattamente come voi in Italia, anch'io qui in California sono stato messo in reclusione forzata, ovvero ci invitano caldamente a non uscire al di fuori, tutto quanto per il problema ovviamente della diffusione del coronavirus che c'è anche qui. I primi casi, e oggi vi parlo di questo, i primi casi ci sono stati circa all'inizio di febbraio, perché qui c'è una grossissima comunità di popolazione cinese. Fate conto che la Bay Area è coperta circa dal 30% di persone che vengono non dall'Asia ma proprio dalla Cina, e quindi gli scambi ovviamente commerciali di persone erano tantissimi anche dalla zona di Wuhan, da dove è partito il virus, e quindi ovviamente è stato facilissimo avere i primi contagi qui. Però non si è fatto assolutamente niente all'inizio, e questo è stato uno dei gravi errori. E quindi nel tempo, poi anche con un po' di ritardo rispetto all'Europa, però abbiamo avuto questa esplosione di contagi. Ieri circa se ne contavano in città, a San José, dove abito io, più o meno un 150. Il problema qual è? Che vedete, 150 in una città non sono un'enormità rispetto ai contagi che avete in Italia, sono pochi, certo. Il problema è che qui il test non lo ha fatto nessuno, perché il test costava circa 3.000-3.500 dollari, perché la sanità è tutta privata, qui non è che uno dice: ho dei sintomi, vado in ospedale, mi faccio il test e vediamo se ho il coronavirus oppure no. No, devi sganciare 3.500 dollari o 3.000 dollari, non mi ricordo. Quindi c'erano circa 12.000 persone in quarantena, a casa loro in autoisolamento, e soltanto un centinaio, 150 contagiati. Queste 12.000, magicamente, adesso che hanno aperto il test a più persone, cioè diversi ospedali privati stanno facendo il test a tante persone gratuitamente, perché coperti dall'assicurazione sanitaria, si sta scoprendo che ci sono centinaia e centinaia di casi. Quindi, da ieri è arrivata un'ordinanza da parte della contea, perché la California non è divisa in regioni, ma contee, e siamo stati, le 6 contee intorno alla Silicon Valley sono state completamente chiuse, shutdown, tutto, cioè chiuse università, luoghi pubblici, università private, le compagnie della Silicon Valley, è stato chiuso tutto completamente. Ristoranti, non c'è più niente di aperto, a Palo Alto, Menlo Park, tutte le cittadine intorno e all'interno della contea, della mia contea, che è quella di Santa Clara, e quelle che sono intorno, la contea di San Mateo e poi le altre che non mi ricordo, comunque magari vi lascio da qualche parte qua in descrizione. Quindi, com'è la situazione? La situazione è seria, nel senso che non è grave, ma è seria più che altro perché siamo bloccati e non possiamo fare nulla. Soprattutto io che sono uno sperimentale, che ho bisogno del laboratorio, sono bloccato a casa a dover scrivere articoli, analizzare dati, ma fondamentalmente il grosso il lavoro l'ho dovuto lasciare in laboratorio. Ci sono delle multe, ovviamente, per chi va fuori, non mi ricordo di quanto, ma comunque si viene puniti perché c'è la polizia che sta girando. E la cosa però interessante è che, a differenza dell'Italia o della Cina, non si possono bloccare completamente gli statunitensi, perché per loro principio liberale della Costituzione devono essere loro a decidere per la loro vita e dire: ok, io voglio andare fuori lo stesso, ci vado. Quindi se voi adesso andate fuori, nonostante c'è la polizia in giro e voi non potreste uscire in teoria, c'è comunque della gente che fa quel cavolo che vuole e continua ad andare in giro. E questo cosa fa? Ovviamente non fa altro che aumentare il problema dei contagi. Quindi brillante effettivamente come situazione. Vedremo cosa succederà. Adesso ci sono delle politiche di rimpatrio da parte della Farnesina e da parte del Ministero degli Esteri, credo, che stanno dialogando con le ambasciate a Washington e a San Francisco per far rientrare la maggior parte degli studenti dai programmi di scambio culturale. Ma io non rientrerò, almeno questo è il programma di non rientrare, perché il mio appuntamento, il mio appointment è stato spostato a giugno da aprile, e quindi io verosimilmente rientrerò comunque a giugno, a meno che qui non ci sia un catastrofe, esploda tutto. Una catastrofe esploda tutto. Comunque, questo ci permetterà di fare 2 o 3 video alla settimana. Se volete maggiori aggiornamenti o avete domande sul coronavirus, come quello che vi pare, insomma, la prossima volta cercherò di parlare dei visti e non della situazione qui. Ho già sforato ampiamente i 3 minuti, quindi ci vediamo direttamente al prossimo video. Lasciate like, ci sono tutte le nostre pagine social in descrizione, formazionelibera.com in descrizione, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!